In questo video tutorial vedremo come funzionano le linee guida in SketchUp, uno strumento molto utile per disegnare con precisione. Disegno un rettangolo. Se voglio disegnare adesso una figura geometrica che abbia una certa distanza da questo rettangolo che ho disegnato, quello che mi serve è costruirmi delle linee guida a cui agganciarmi per disegnare appunto un'altra figura. Facciamo questo esempio. Lo strumento per disegnare le linee guida è questo, con questa icona, che serve, è uno strumento che in realtà serve innanzitutto a definire la dimensione di una linea già disegnata, ossia appunto se prendo questa icona e faccio un clic su due endpoint, quello che mi scrive nel QCB è la lunghezza di quel segmento. Quindi è innanzitutto uno strumento di misura di ciò che è stato già disegnato. Se invece mi muovo in un modo diverso, quello che andrò a fare è disegnare appunto delle linee guida. Se per esempio mi aggancio ad un'inferenza puntuale che si chiama un edge, cioè sul bordo, cioè è un punto qualsiasi sul bordo, ma non un endpoint né un midpoint. Se mi aggancio ad un punto qualsiasi di questo segmento, faccio un clic col sinistro e poi mi allontano vedendo questa freccia rossa che mi indica che sono sul piano orizzontale, cioè su quello rosso-verde, mi sto muovendo lungo l'asse rosso. In questo momento, se digito una misura, per esempio 1, e do l'invio, ho disegnato una linea guida che è appunto una retta, quindi infinita, ad una distanza di 1 dal rettangolo che ho disegnato. E così via, ovviamente lo posso disegnare di tutti i lati del rettangolo. Vedrò verde quando mi sto muovendo lungo quell'asse, ma posso anche, se cambio visualizzazione, disegnare una linea guida sul piano verde-blu in questo caso, cioè lungo l'asse blu. Quindi le linee guida possono essere disegnate nello spazio su tutti i piani, ovviamente. Queste linee guida mi serviranno appunto ad agganciarmi. Quindi se io adesso voglio disegnare un altro rettangolo che comincia ad una questa distanza da qui, come vedete si riconosce questo aggancio con questo quadratino rosso che mi assicura che io sto disegnando su questa linea. In questo caso mi assicura anche che sono allineata con questo endpoint. Se mi avvicino qui, rintraccerò un'inferenza puntuale che si può rintracciare solamente sulle linee guida, cioè un'intersezione. E a questo punto il rettangolo l'ho disegnato sicuramente appunto cominciando dall'intersezione di queste due linee guida. La linea guida può essere disegnata anche passante per due punti, ossia se prendo questo strumento e faccio un clic su questo endpoint e un altro qui, quello che ho fatto è ovviamente anche misurare la distanza fra questi due punti, ma anche disegnare una retta che passa per questi due punti. Oltre alle linee guida, questo strumento serve anche a disegnare dei punti guida. Se mi aggancio a un endpoint, come sto facendo in questo momento, e mi allontano di una distanza che appunto scriverò nel VCB, quello che ho fatto è disegnare un piccolo segmento tratteggiato che appunto mi fa capire che questa è una linea di costruzione, e poi qui c'è un vero e proprio punto indicato con un neretto un po' ringrossato. A questo punto, se prendo lo strumento di linea, sentirò l'aggancio a questo punto, che non è un endpoint, è appunto si chiama un punto guida. Quindi la differenza è che se voglio fare una linea guida mi aggancio a un punto sul segmento qualsiasi, se devo fare un punto guida mi sto agganciando su un endpoint.